Un altro scandalo scuote la sanità abruzzese, dopo quello di alcuni giorni fa che riguardava un caso di corruzione e di truffa sugli approvvigionamenti della cardiochirurgia di Chieti. Una storia simile arriva ora da Teramo. La Guardia di Finanza ha scoperto una frode di 347.000 euro perpetrata ai danni della ASL teramana. Tramite la falsificazione di documenti, gli ospedali della provincia facevano reintegrare la fornitura di dispositivi medici che in realtà non erano stati ancora utilizzati. Erano così organizzati i dirigenti dell'ospedale teramano e rappresentanti delle società concessionarie e distributrice, tra cui l'ex primario di radiologia medica Vincenzo Di Egidio. Fornivano vari presidi medici utilizzati proprio nel citato nosocomio di Teramo per interventi effettuati da gennaio 2017 a giugno 2018. La truffa aggravata è stata consumata attraverso la falsificazione di documenti attestanti l'utilizzazione dei dispositivi medici nel corso degli interventi e quindi la necessità di utilizzo di questi apparati e il loro necessario e successivo reintegro assicuravano il costante approvvigionamento di detti apparati, mettendo ovviamente, inducendo in errore anche la farmacia ospedaliera per effettuare successivi e sempre nuovi acquisti. 7 le persone indagate, 4 le imprese coinvolte. L'autorità giudiziaria ha disposto il sequestro preventivo dei beni nella disponibilità degli indagati, in forma equivalente a quel che sarebbe il profitto del reato. Confiscati così beni per un valore di oltre 264.000 euro. L'indagine poi ha permesso all'azienda sanitaria teramana di bloccare i pagamenti delle ulteriori attrezzature mediche già ordinate, così da evitare la spesa inutile di oltre 80.000 euro.